Carissime lettori e lettrici di Rumiazia, oggi abbiamo disturbato l'onorevole Filippo Gallinella. Non mi avete disturbato, non essere così cattivo con te stesso. Vabbè, grazie, onorevole. Filippo Gallinella è il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, quindi è, diciamo, fortemente coinvolto. Poi lo conosco da un po' e posso testimoniare la sua attività e anche passione, diciamo, nel dare una mano all'agricoltura del nostro paese, che si trova in una fase di profonda, diciamo, riconversione per certi aspetti. Abbiamo assistito recentemente all'intervista, o meglio, all'intervento, il 16 settembre 2020, dell'onorevole von der Leyen, che è il presidente della Commissione europea, che ha fatto un discorso molto importante, perché sostanzialmente ha fatto un discorso stimolando a una ripresa un po' dell'identità dell'Europa, un'identità poi anche importante perché si deve confrontare con una nuova identità degli Stati Uniti, una nuova identità della Cina, una nuova identità della Russia, cioè il vecchio continente è sempre stato un po' un punto di riferimento, ma ultimamente per le sue divisioni interne, per tutta una serie di motivi che a me non compete commentare, diciamo, ha perso questo appeal. Però con questo, diciamo, discorso e con questa, diciamo, anche operazione di questo Recovery Fund, che è importantissimo perché sono stati messi a disposizione in Europa ben 750 miliardi di euro, divisi in maniera importante, perché 390 miliardi a fondo perduto e 360 miliardi, diciamo, come prestito in qualche modo agevolato. Il nostro paese ne ha preso una bella fetta, quindi è stato anche. La parte più grande, 209 miliardi. Esatto, e questo è stato, diciamo, merito del governo italiano, insomma, l'abbiamo assistita a una trattativa molto difficile e molto anche dagli Diciamo esiti. anche che siamo stati quelli colpiti maggiormente e tutti ci prendevano un po' in giro per l'esagerazione. Ora però bisognerebbe darla a chiedere a quei paesi che prima hanno preso il Covid sotto gamba che sta succedendo, ma È mi vero. auguro comunque di uscirne, perché purtroppo quando si blocca l'economia e muoiono le persone, o muoiono le persone e si ferma l'economia, perché poi alla fine chi perde lavoro è anche un disgraziato in questo periodo. È Certo. chiaro che è perché è stata presa sotto gamba, insomma, ecco, qualcuno pensa di fare ancora i lockdown. Noi abbiamo avuto paura, perché comunque sì, i dati ci dicevano che è pericoloso, e siamo intervenuti prima, abbiamo fatto lezioni su questo, bisogna anche dare merito a chi ha merito, eh. Sì, assolutamente sì. Quindi, come diceva l'onorevole, quindi una fetta importante per l'Italia, perché 209 miliardi, di cui 81,4% diciamo in sussidi e ben 127,4% in una forma di prestito, quindi da dover restituire comunque a tassi, diciamo, abbondantemente competitivi. Quello che è interessante di questa enorme disponibilità economica messa a disposizione dalla Comunità Europea per il rilancio, quindi perché affinché le economie del vecchio continente ripartano, Rilancio e resilienza, attenzione, che è rilancio importante la e seconda parola. resilienza, giusto? È importante spenderli bene, perché non sono, diciamo, sono sì soldi che servono, diciamo, per dare una mano ad uscire da una situazione negativa, ma possono essere la piattaforma su cui puoi rilanciare il tutto. Interessante qual è? È che il 37% di tutto questo ammontare di denaro è per la transizione verde dell'Europa, quindi non è una fetta marginale, e il 20% per la digitalizzazione. Adesso il governo italiano, noi stiamo seguendo, diciamo, la sua attività per vedere come effettivamente questi soldi vengano poi ripartiti e che servano effettivamente a rilanciare, diciamo, l'economia a 360 gradi. L'onorevole Gallinella io l'ho seguito molto attentamente nella sua iniziativa. Io sto con il Made in Italy, quindi si è sempre un po' battuto per la difesa e valorizzazione delle nostre produzioni, non tanto in termini, diciamo, di chiusura delle frontiere, di cose del genere, ma proprio di dargli un Sarebbe valore. sciocchino farlo con un paese a forte vocazione esportatrice come il Esatto, sarebbe un nostro. po' un suicidio Beh, anche voglio vedere chi beve tutto il vino che produciamo poi. ecco. Infatti. È vero, potremmo stare più felici, ma a tutte patenti via poi, eh. Sarebbe una felicità fittizia, Gallinella. Recentemente in una conferenza stampa il 24 di settembre, quindi siamo abbastanza vicini, 24 Freschissimi. settembre del 2020, l'onorevole si è fatto, diciamo, carico di
presentare questo sistema di qualità nazionale zootecnia, che è una iniziativa molto interessante, è stata presentata ovviamente ai media, è stata presentata agli addetti ai lavori, però io ho ritenuto in qualità di direttore di Luminanza fare in modo che queste informazioni, questa parte importante, diciamo, di rilancio di un sistema, diciamo, nazionale di qualità, possa arrivare anche a voi lettori, cioè, quindi a noi che siamo poi gli operatori, perché noi rappresentiamo sicuramente il secondario, sicuramente il terziario, ma soprattutto le produzioni primarie. Per cui, onorevole, ci può spiegare bene questa cosa? Che cos'è in pratica? Cosa ce ne verrà a noi in pratica di vantaggio? Allora, innanzitutto grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori e i lettori, ovviamente, della sua rivista. Un breve accenno su un po' l'agricoltura in generale, questo piano di rilancio e resilienza post-Covid, no? Perché è stato messo in discussione il sistema dell'economia globale basata sul consumismo, diciamo, insomma. Abbiamo scoperto che da un giorno all'altro si fermano le persone e si blocca tutto. Dobbiamo riscoprire un mercato interno, c'è tanta attenzione al digitale, all'innovazione, quindi innovazione, identità e anche sostenibilità, perché poi con la salute non ci si scherza, no? Qualcuno dice che il Covid ha attaccato, io parlo solo per letture fatte, non per esperienza di studi particolari, certo è che in ambienti un pochetto più meno salubri è più facile magari ammalarsi, ma questo vale in generale al di là del Covid, no? Quindi si è riscoperta anche una certa voglia di fare le cose meglio, più verdi, più green, più sostenibili, e questo è un messaggio europeo alla fine, però che non nasce ora. Anche quando si discuteva di PAC un anno fa si parlava di transizione verde, di New Green Deal, di questo, ecco, percorso verde. Poi è arrivata diciamo, la teoria dalla stalla, diciamo, dalla fattoria alla tavola, no? Farm to fork, eccetera, eccetera. Quindi si puntava sul biologico, in questa diciamo, indirizzo politico si vuole consumare meno pesticidi, meno input chimici in generale, meno consumo di suolo, meno acqua, più biologico. Quindi c'è una rivoluzione del mondo. Il mondo a un certo punto ha deciso che bisogna essere più sostenibili. Ci sono stati innumerevoli e continueranno a esserci attacchi alla zootecnia per quanto riguarda il mondo agricolo, e chi fa l'allevamento fa male, cioè si inquina, i gas serra. Tutto è vero, vediamo però nel complesso. C'è un articolo recente che parla delle emissioni di gas serra della zootecnia, 14,5%, metti che è 15, ma l'altro 85% non ne vogliamo parlare? No, perché alla fine. Allora, in questo contesto bisogna dircelo, l'Italia è un grande paese esportatore, le prime denominazioni esportate sono formaggi, alla fine, e vengono quindi dal mondo zootecnico, sia che sia formaggi stagionati, duri, piuttosto che molli, no? E l'allevatore è un presidio del territorio. Noi facciamo allevamento da latte, allevamento da carne, abbiamo bufali, ovini, bovini di varia natura, sparsi un po' tutto l'Appennino, siamo suini. E se uno va a vedere, lo dico a chi ci ascolta che non è del settore, l'indice di autoapprovvigionamento, che è quanto compriamo in base ai nostri consumi, noi siamo 60 milioni di abitanti, attenzione, su una superficie di produzione agricola di 12 milioni di ettari. La Francia ha gli stessi abitanti e più del doppio della nostra capacità produttiva in termini di SAU. Quindi bisogna un attimo avere un po' di numeri. E l'unica produzione zootecnica per la quale siamo autosufficienti, non ho parlato diciamo in questa fase del pesce piuttosto che delle api, perché anche quelle sono produzioni zootecniche, è il pollo. Il pollo noi produciamo il 107% di quello che ci serve, per il resto siamo tutti deficitari. Ora, è vero che magari possiamo rivedere i consumi, stili di vita, educazione alimentare, ma certo è che la zootecnia è importante. Quando parliamo di resilienza, qui perché ho sottolineato resilienza, è che in caso di shock di mercato, shock sanitari, guerre, carestie, perché ci siamo dimenticati, questo è il primo shock enorme che ha vissuto la nostra generazione, dove gli scambi commerciali non ci sono più e dove abbiamo faticato come matti per garantire, no, che il cibo fosse sempre nello scaffale. Poi qualche cibo l'abbiamo dovuto gestire in maniera diversa, perché quando chiudi le scuole, chiudi i bar, le pizzerie, io il latte fresco che ci faccio?
Cioè, tutti quei prodotti freschi sono dovuti essere stoccati, polverizzati, convertiti il latte fresco al latte UHT. E quindi comunque abbiamo avuto delle grandi difficoltà. Quindi avere un mercato stabile interno è importante, creare consapevolezza è importante, avere possibilità di approvvigionarsi meno da fuori ti rende un pochetto più sicuro. E la zootecnia è un passaggio importante per l'agricoltura, bisogna aumentarla di qualità, bisogna dare informazione al consumatore sulla oltre che l'origine, anche sulla sostenibilità, e per questo bisogna fare investimenti. Abbiamo messo in campo uno strumento politico che adesso andrà strutturato per tutte le filiere produttive, che è il sistema di qualità nazionale, ovvero abbiamo un misuratore che è già stato sviluppato dal Ministero della Salute, che si chiama il Classifarm, che misura tanti aspetti, tra cui la biosicurezza, l'uso del farmaco, i danni al macello, perché chiaramente viene monitorato anche la fase di macellazione, perché il veterinario, che è obbligatorio al macello, controlla se l'animale presenta dei difetti, quindi vanno tutti in un database che danno, si misura il benessere in parametri oggettivi, va in un database dove all'allevatore gli si dice: guarda che tu rispetto alla media è volontario, sei più alto e sei più basso un certo numero. E parecchi allevatori che ho conosciuto si hanno cominciato a dire: ma come mai il mio vicino usa meno farmaci di me? Cioè, e magari si va a informare, perché magari con delle piccole aggiustamenti di gestione di stalla risparmia migliaia di euro. Perché magari il suo veterinario forse non era tanto aggiornato, usava sempre lo stesso farmaco e si era creata resistenza. Cioè, ci sono una serie di aspetti che, se tu hai in maniera facile, riesci a vedere dove puoi sbagliare rispetto al tuo vicino, intanto puoi migliorare. Ora, noi da questo sistema di misurazione dovremmo scegliere per ogni tipo di allevamento l'asticella, con la quale io vorrei portare al di sopra di questa asticella tutti le produzioni zootecniche. Quindi tanti aspetti, la sostenibilità nelle produzioni, le emissioni di gas serra, l'uso farmaco veterinario, tutti i parametri che vengono monitorati, in modo tale da dirgli: guarda, adesso puoi usare questo bollino di Stato. Perché di Stato? Perché così faccio una campagna pubblicitaria unica, e lo Stato la può fare anche all'estero, in modo tale che andiamo, è già stato per il vino, c'è qualcosa di simile che si chiama Viva, e in modo tale che non è che la catena distributiva che compra da te i prodotti, oggi la catena A usa questo sistema, la catena B usa questo sistema, la catena C usa questo sistema, oppure un privato si inventa il suo sistema. Fate tutto quello che vi pare, però questa è l'impostazione che dà lo Stato per la misura della qualità, che misura tanti parametri, come ho detto, e in modo tale che poi anche nelle relazioni commerciali, per evitare pratiche sleali di qualcuno, perché magari qualcuno si può inventare: no, per me è questa. Ehi, aspetta un attimo, te infatti la tua, però di fronte alla norma questo è quello che vale, perché se no non vogliamo che si utilizza questa tecnica dell'invenzione di chiunque della sostenibilità per usare una pratica commerciale. Ah, ma non c'hai i miei requisiti, beh, allora te lo pago un po' meno, non è che non te lo compro. Attenzione, di fronte alla norma, visto che abbiamo fatto una norma anche per le pratiche sleali in conversione sulla legge di delegazione, noi riusciamo a dare uno strumento qualitativo, ma anche nei confronti trattativa del mercato. Questo accompagnato da una pubblicità e da una chiara indicazione di etichettatura, il consumatore gli dice: guarda che questo prodotto zootecnico è stato fatto con questi standard, in maniera univoca, lo Stato lo decide. Quando andiamo all'estero, dice: guarda che noi abbiamo questo strumento commerciale importante. Questo farà in modo che sicuramente si valorizzino più prodotti, si migliori tutto il processo zootecnico, e questo è un lavoro che io sto portando avanti da anni. Poi è arrivato la crisi Covid, che ha messo a disposizione risorse importanti, visto che molte risorse vanno nell'innovazione tecnologica e anche nella rivoluzione verde, chiamiamola così, nell'economia circolare, una transizione proprio verso la sostenibilità. Parte di queste risorse le possiamo e le dobbiamo utilizzare fuori dal circuito della PAC, perché se no sono sempre quelle, no? Per fare investimenti, innovazioni con gli obiettivi comunitari, che so comunque sia migliorare gli aspetti ambientali, digitalizzare, dare occupazione, perché poi per essere pagati questi progetti devono dare risvolti positivi, non è che te li regalano così come un po' i PSR, solo che dovremmo misurare a step come
migliora l'aspetto paese con le linee di indirizzo. Se voi vedete i target che ci sono dati, sono appunto la rivoluzione, diciamo, digitale, la rivoluzione verde, l'attenuazione della crisi, l'inclusione sociale, di genere, no? Questo per dire che poi anche nel mondo del lavoro bisognerà, nei rapporti con gli allevatori e i loro dipendenti, immagino che non ci saranno troppi problemi, ma comunque sia, i target obiettivo un po' sono questi, di tutti questi soldi che dovremo, che abbiamo e dobbiamo cominciare a spendere dal prossimo anno. Insomma, l'obiettivo è duplice, l'ho fatta un po' lunga: miglioriamo il nostro sistema zootecnico con dei fondi, cominciamo a autovalutarci e diciamo soprattutto al consumatore, perché magari il consumatore è consapevole nell'acquisto di, oltre che un prodotto italiano, anche più sostenibile. Diciamo, aiutiamo chi fa meglio andare avanti, perché il mondo va in questa direzione. E purtroppo, io lo dico a tutti, che magari c'è un po' di paura del cambiamento. Dobbiamo cambiare, perché sennò non ce n'è per nessuno, perché il mondo va in quella direzione. Il consumatore vuole un prodotto sostenibile, noi lo dobbiamo indicare. Non ci inventiamo una sostenibilità, però ognuno si alza la mattina e si inventa la sua. Questo è di Stato, e lo Stato deciderà di accompagnare l'allevamento in una crescita che è per forza positiva, perché così poi smetteranno anche tutte quelle chiacchiere che gli allevatori sono brutti e cattivi. Questo è evidente. Onorevole, quindi questo sistema in pratica di qualità nazionale, quindi erogherà oltre la PAC, quindi è una erogazione di, tra virgolette, di denaro che oltre la PAC. No, aspetti, devo correggere. Allora, il sistema di qualità nazionale non è che eroga denaro, è uno strumento per monitorare il sistema allevatoriale italiano, no? Okay. Che oggi dobbiamo fare una fotografia e dopodiché noi vogliamo fissare un'asticella per ogni produzione zootecnica, dicendo che se te superi un certo punteggio puoi dire che sei, puoi avere il bollino, no? Okay. E questo è l'indirizzo politico, okay, che è staccato dal fatto, perché questo nasce molto prima del recovery fund, ovviamente, no? Certo. Questo, arrivato al recovery fund, ci dice: attenzione, abbiamo da fare la rivoluzione verde, colpirà l'agricoltura e tanti settori dell'agricoltura, perché è evidente, no? Dalla gestione dell'acqua, piuttosto che il biometano, piuttosto che le foreste, piuttosto che il dissesto idrogeologico, piuttosto che oggi il Presidente del Consiglio ha parlato appunto anche di riconversione dei tetti delle attività produttive agricole con pannelli fotovoltaici, magari sostituiamo tutto l'amianto, perché ancora ce l'abbiamo anche parecchio. In questo contesto di riconversione verde facciamo un piano anche per la zootecnia, che mi immagino passi anche da avere piattaforme logistiche, strade d'accesso, macchine innovative per la misurazione, che vadano fuori dai percorsi della PAC e del PSR, perché il regolamento dice: se la puoi fare col PSR non lo puoi fare con questo. Per questo ci vuole un piano che va al di fuori di questo, perché per migliorare la zootecnia c'è anche la ricerca genetica, c'è anche lo studio di mangimi particolari, no? Dipendiamo anche dei mangimi da fuori, insomma c'è da fare uno studio, e magari con un progetto come nazione che risponde ai requisiti possiamo fare anche questo, ma ciò non toglie che quell'altro già lo possiamo fare, e il Ministero sta lavorando per i decreti attuativi, diciamo, di come andare a definire tutti gli aspetti che saranno poi portati dinanzi alle parti sociali per il confronto, perché giustamente è una cosa così importante che va sempre, diciamo, monitorata con la realtà. Sono due cose parallele. Ci abbiamo adesso recovery fund, usiamo parte di quei soldi per migliorare la zootecnia, tra le altre cose. Questo è un lavoro, e questo è il motivo della conferenza. Duplice. Diciamo che c'è, diciamo che bisogna andare sulla sostenibilità, troviamo anche le risorse per farlo. Ok. E che tempi ci sono? Allora, per i progetti, dal punto di vista tecnico, devono essere portati entro la primavera dell'anno prossimo. Ok, questo in commissione. Adesso già i ministeri sono al lavoro, perché qualcosa hanno nel cassetto, se avete letto anche i giornali, qualcosa c'è nel cassetto. E io però vorrei arricchirlo anche con qualcosa di nuovo, insomma. Di zootecnia fino adesso non se ne è parlato, a parte Gallinella e quelli che hanno partecipato al convegno, insomma, ecco. Esatto, infatti per questo noi l'abbiamo contattata, per questo motivo. Quindi tengo particolar modo perché noi avevamo negli anni 50 6-7 milioni di bovini, oggi ne abbiamo un paio. Certo, sì, no, ma è sicuramente... Quegli animali che erano in tutto l'Appennino non ci stanno più. Sì. Lì ecco, c'è tanto spazio per avere animali
con un benessere sicuramente superiore alla stalla. Io non demonizzo lo stabulato perché c'è anche la protezione agli infortuni, agli animali, alle malattie, però le nuove tecnologie, la combinazione di tutti questi fattori, di avere anche più spazio per il pascolo, sicuramente è qualcosa di positivo. Quindi noi ci possiamo aspettare un piano dal governo, un piano per la, tra virgolette, riqualificazione delle aree interne, Gallinella? Guarda, su questo ci stiamo lavorando, è un obiettivo politico anche trasversale, perché voi pensate che passo avanti ha fatto l'Italia con il concetto di smart working, no? Perché fino all'altro giorno nessuno sapeva manco che era, solo nei libri di storia praticamente si leggeva. Abbiamo capito che è importante internet, che il cablaggio, la connessione, perché immaginate un centro, un piccolo paesino che è lontano da tutto, no? Uno non ci sta perché non c'è lavoro, non c'è l'ufficio postale, non può andare a scuola il figliolo. E forse per qualche realtà, magari non tutti i giorni, si potrebbe pensare a tutte queste cose fatte a distanza. Poi magari un giorno vai anche a scuola per davvero, visto che ora ci vuole il distanziamento, magari un giorno vai in ufficio per davvero. E questo ti permette di lavorare, di vivere, di avere quasi tutti i servizi anche a distanza. Pensate quante macchine in meno che vanno, incidenti in meno, no? Le manutenzioni strade ce ne vuole di meno. Perché poi alla fine parliamo di milioni di persone che si spostano. Se noi una parte di questi non la facciamo spostare tutti i giorni, rivigliamo i centri. Perché sicuramente il futuro che vede i 2/3 della popolazione mondiale dentro le città è qualcosa da evitare per quanto mi riguarda. Quanto si sta male? È inevitabile, no? Per i servizi, per la serie di motivi, per il trasporto, per il traffico, perché se succede una nuova epidemia, qualcosa, è in città che si muore di più, eh? Certo, certo. Cioè in campagna di fame non si muore mai, non è mai successo. Quindi c'è molto di concreto. Lei accennava al discorso anche della comunicazione verso il consumatore, che sì, è sempre stato un po' tra le tanti il tallone di Achille delle produzioni primarie, no? Cioè il fatto di non parlare col consumatore, parlarci più che altro quasi a livello conflittuale, questo l'abbiamo visto, diciamo, nel periodo del lockdown, con delle trasmissioni Rai, insomma, che hanno attaccato, insomma, cercato di capire meglio e forse anche attaccato un po' le produzioni zootecniche. Quindi una parte di questa, diciamo, in questo progetto sarà la comunicazione, quindi ci sarà anche il consumatore in questi obiettivi? Ma io mi auguro di sì, che siano in prima fila le associazioni di consumatori serie, perché se ognuno di tanti soggetti che parlano di zootecnia, rimaniamo sulla zootecnia, no? Se io odio la zootecnia, farò una campagna sempre denigratoria della zootecnia, perché io voglio altro. Però bisogna, io devo essere laico, cioè oggi ho gli strumenti per misurare la sostenibilità di tantissime produzioni, lo voglio creare di stato, questo prodotto è sostenibile, poi tu non vuoi prodotti zootecnici, però non mi puoi dire che quello è veleno, chiaro? Questo è il messaggio, massima libertà, massima laicità, ognuno nella vita fa le proprie scelte consapevoli, io però devo dare un'informazione neutra, educazione alimentare. Non esistono in letteratura diete assolutiste. Io credo che la dieta mediterranea, che vede una porzione di questo, due porzioni di quello, quattro porzioni di quell'altro, è la più completa del mondo, è anche, no, patrimonio dell'umanità. Certo. Il resto per me scorre. Anche la battaglia che faccio sul semaforo la farò fino alla morte, perché non è il cibo che fa male, ma è la dose che fa il veleno. Esatto, questo è un passaggio importante. Noi dobbiamo sfangarla. Se tu mangi mele tutti i giorni, la mela fa bene, insomma. No, cioè, parliamo, no? Come se mangi le salsicce tutti i giorni. Certo. Ora, questo è il discorso. L'informazione corretta va fatta senza demonizzare niente. Ci sono studi che dicono questo. Per questo la nostra battaglia sull'etichettatura a batteria è quella più giusta. Forse è un pochetto più complicata da leggere, perché ti dice di questo prodotto e la razione giornaliera raccomandata per quello che contiene quel prodotto. Tutto qui. Certo. Però è quella corretta. Un'ultimissima domanda, perché so che lei è molto impegnata, quindi ancora grazie del tempo che ci ha dedicato. No, grazie a voi. Si sta parlando di... ci sono alcune associazioni, diciamo, animaliste o assimilabili, che hanno presentato dei progetti, delle idee sulla
etichettatura sul sistema di allevamento. Quindi mettere in etichetta il metodo di allevamento proprio per il fatto che poi alla fine il consumatore sceglie quel che gli pare. Quindi, questo aspetto è condivisibile da voi? Io personalmente lo condivido, e fermo restando che il tipo di allevamento e il benessere animale sono due cose diverse. Io tra l'altro, se voi vedete, io dico non nascondiamolo, il consumatore vuole sapere se questo animale è cresciuto stabulato, cioè chiuso, semistabulato un po' e solo all'aperto, alla fine le soluzioni sono queste. Sì. Benissimo, diciamocelo. Io dico tranquillo, io non mi devo nascondere nulla. Semplice, però da qui al benessere sono altre cose, che il benessere si misura con tanti altri aspetti, perché un animale che sta all'aperto probabilmente muore più attacchi dei predatori, quindi magari più vetri, c'è un infortunio, si rompe un piede, bisogna conoscere le realtà per raccontarle. Quindi non è detto che c'è una vita più naturale, può darsi, però attenzione, perché le mandrie non so di questo, non so dell'Europa, insomma, le mandrie sono di altri continenti, però per carità, è un'informazione che non sta col si lega e non si lega col benessere, insomma, ecco tutto qui. In un ambiente condizionato ci si ammala meno, probabilmente. Però non ho nulla a dire il contrario, insomma, ecco. Ci sono le mandrie di Maremmane, per esempio. Le Maremmane, chi le conosce, sono quelle con le corna molto grandi. Io non ho mai visto un allevamento in Italia di Maremmane stabulato, per motivi, no? Per motivi di sicurezza. È più faticoso catturarle, se uno vede come funziona, gli piace. Bisogna un po' conoscere il mondo, senza demonizzare. Vogliamo dare questa informazione? Diavola! Però se è questo il benessere, è riduttivo. Il benessere è anche alto. Cioè che non si ammala, che partorisce bene, perché un animale al pascolo probabilmente può morire anche di parto, perché il veterinario forse non lo vede. Quindi lo dico perché per un addetto ai lavori forse certe cose non si pensano, no? Certo. Un animale sbranato da un lupo, non so quanto è benessere, dentro la stalla non accade. Però sono due cose diverse. Ok. Onorevole, grazie. So che lei adesso ha un appuntamento, quindi la disturberemo ancora. Di fronte a tutti la invito. Permettimi un'ultima cosa. Prego. Fondamentale, adesso stiamo monitorandola con molta attenzione. La brucellosi avviene perché non c'è confinamento degli allevamenti, e la peste suina perché non c'è biosicurezza. Gli animali al pascolo stanno meglio, ma a contatto col cinghiale prendono la peste suina. Attenzione, questo bloccherebbe l'esportazione di tutti i nostri saluti. Ok. Bene, grazie onorevole. Era solo per chiudere, perché no, sì. Bisogna conoscere alcune cose. Ci sarebbe da starci a parlare. Prendere dentro gli assolutismi, insomma, solo questo. Comunque, se ci verrà a trovare alla fiera agricola, alla fiera internazionale del bovino da latte di Cremona, avremo modo magari di approfondire. Però, ma io sono per scrivere tutto il possibile in etichetta. Perfetto. Però con correttezza scientifica. Assolutamente. Grazie onorevole. A voi. Buona serata e buon lavoro. Altrettanto.